Salve a tutti, oggi andremo a vedere come smontare i bracci posteriori per poi sostituire con la pressa i Steelen Block o chiamate boccole in gomma dei bracci posteriori di una Fit Panda 1200 8 valve Natural Power del 2009. Per prima cosa dobbiamo mettere in sicurezza l'auto, alzare l'auto, mettere due piedi, infatti in quel modo anche di là. Togliere tutte e due le ruote, dare del WD-40 su tutti i bulloni dove dobbiamo andare tra poco a slentare, in modo da facilitarsi per lo sbloccaggio. E adesso cominciamo a smontare. Dobbiamo smontare tutto il gruppo frenante, gli ammortizzatori, la molla, fino ad arrivare a togliere i due bracci, questi grandi, che hanno due viti, due viti di qua e due viti di là, attaccati al telaio dell'auto. Quindi cominciamo con lo smontaggio dell'ammortizzatore. Prendiamo una chiave da 15, allentiamo questo sopra e poi andremo a allentare questo sotto. Togliamo la sospensione. Adesso, tolto la sospensione, togliamo la molla che viene via da sola, andiamo a svitare qua sotto qui, la vite sempre da 15, vedete? Questa qui. Ora andrò a togliere. Ah no, questa è più grande. Allora, questa è da 19, mi sembra. Ora vado a prendere la bussola. Allora, ho preso la bussola da 19 e allentiamo questa vite. Ok. Togliamo il vecchio ammortizzatore, che io metterò nuovi anche quelli. Poi farò vedere anche il video. E adesso rimane che togliere il tamburo, cioè il freno dietro, che pure questi andrò a mettere nuovi e poi vi farò vedere tutto il lavoro, come si svolge, perché sono finiti, quindi già che ci sto, tolgo i freni posteriori, così andrò a smontare il braccio e andrò a far sostituire con la pressa, che poi vi spiegherò come si fa, andrò a far togliere il sealing block e metterò il sealing block nuovo, poi rimonterò il tutto. Adesso cominciamo a svitare il tamburo. Prima togliamo questi vari incastri di tubi. Vedete qui, questo dell'ABS ha queste fascette a incastro. Poi togliamo l'incastro del tubo dei freni. Ora andiamo a prendere un giravite. Quindi adesso andiamo a allentare queste quattro viti qua dietro, che sono da... Allora, vediamo un attimo. Le 17. Questi quattro bulloni. Prima tiriamo via, vedete questo blocchetto di gomma che si incastra qui? Quindi lo sfiliamo da qui. Apriamo queste fascettine di plastica con giravite piatto e togliamo dagli incastri, vedete, sia il tubo dell'ABS in modo che sono liberi quando togliamo il freno non siano a tirare. Sganciamo dalle fascettine di plastica il tubo del freno dell'olio e qui anche del freno a mano. C'è questa fascia di ferro grossa, vedete? Andiamo a allargare un pochino e far uscire il filo. Dobbiamo riuscire a togliere dall'incastro il filo dei freni. Adesso rompo il braccio. Quindi vedete qui c'è un incastro del tubo della corda del freno a mano. Togliamo dall'incastro qui. Qua giù
C'è questa. Poi vi farò riavvicinare. Qui c'è una, diciamo, un incastro di lamiera che tiene attaccato il tubo del freno, dell'olio del freno dietro, attaccato, vedete, al telaio qui dove c'è il braccio. Dobbiamo sfilare tirando questa fiecca, diciamo, questa pinzetta di metallo. Facciamo con una pinza oppure facciamo leva, in qualche modo, per riuscire a toglierla, a sfilarla, da questo punto qui. Vediamo un po' come fare. Prendiamo la pinza, proviamo con la pinza. Ecco questa qui, vedete? Come è fatta? Serve per incastrare questo tubo qui dei freni al braccio. Noi facciamo così, poi dovremo andare a slendare questa vite qui che è del tubo dei freni. Provo a prendere la chiavetta, ok, con una chiave da 11 allentiamo la vite del tubo dell'olio dei freni, questa qui. Svettiamo e lo stacchiamo. Adesso andiamo a svitare questi quattro bulloni 17 per togliere il freno. Che qui dove ho tolto il tubo dell'olio andiamo a svitare i quattro bulloni del freno tamburo. Questi qua, da 17. Potete farlo anche se non avete il martello pneumatico. Potete farlo con una chiave a cricchetto tranquillamente, eh. Si riesce benissimo lo stesso. Non ci si va. Per forza la chiave a cricchetto. Allora. Ok, siccome non ci andavo con la pistola pneumatica, prendo la chiave a cricchetto e lo inserisco l'ultimo dado, l'ultimo bullone, 17 che sta qua giù. Ce ne sono 4. Adesso vediamo che viene via il freno. Staccherò il tubo dell'olio che avevo già allenato in precedenza, metterò una bacinella sotto per l'olio. Adesso ci rimane un altro pezzo che sarebbe il filo dell'ABS. Quindi prendiamo una Torx da 5 e siamo attenti a non strappare il filo dell'ABS. Io lo tolgo adesso perché prima non è riuscito ad entrare a togliere questo bullone. Vedete qui? C'è questo bullone che tiene attaccato la spina dell'ABS. Questa qui. Ma fate molta attenzione perché questo basta che si strappa un po' il filo e non funziona più. Ecco qui. Adesso lo appoggiamo qui. E poi dopo andremo, quando dobbiamo sostituire il tamburo, lo andremo ad aprire per staccare il filo del freno a mano, ma quello è un altro video. Adesso oggi vi farò vedere come fare per smontare il braccio. Andiamo avanti.
Adesso, dopo aver tolto tutto quanto i componenti attaccati al braccio, quindi i freni, i tubi, andiamo a slittare le due viti, uno e due, un'altra L giù, che vi farò vedere dopo. Con una bussola 19 lunga, allentiamo il dado qui. Qui comunque vi ricordo che è il registro per la convergenza, e quindi dopo dobbiamo andare a fare la convergenza per forza, altrimenti la macchina dietro rimane dritte le ruote. Semmai si può fare, diciamo, un piccolo segno qui con un pennarello per mettere, giusto per arrivare al gommista, una convergenza provvisoria. Ok, andiamo a allentare il bullone. Bullone 19, togliamo la vite se riusciamo, ecco qui. Okay. Questo è la rondella dove sono questi trattini. Questo è per fare la convergenza. Girando questo bullone qui, se vi farò vedere dopo, che riescono a fare la convergenza. Quindi dopo mi raccomando. Ora andiamo a allentare quello interno. Questa è là sotto, dobbiamo andare sotto. Allora, adesso qui abbiamo il bullone da questa parte, vede? Prendiamo una chiave 19 fatta in questo modo, più un'altra chiave a bussola. Da una parte teniamo fermo e da una parte andiamo a slentare. Quindi posizionerò la chiave qui. Allora, qui non è la 19, aspetta, Sì, è la 19. Vediamo un attimo se le 19, che il dado è più piccolo, quindi dovrebbe essere 17. Niente, in pratica è da 17 il bullone e di qua invece 19 la vite, cosa molto strana. Quindi prendiamo una chiave 17, blocchiamo il bullone da questa parte all'interno dove non riusciamo ad andare a svitare, così, e di qua con la bussola 19 svitiamo la vite, questa qui, non so se riuscite a vedere. Questa all'interno e andiamo a slentare. Ok, adesso vi farò vedere che abbiamo il bullone da 17 che dobbiamo tenere fermo all'interno, e dopo qui abbiamo la vite invece di 19. Quindi troveremo la vite fatta in questo modo, ecco. Qui due rondelle, non stiamo attenzione a non perderle. Adesso di qua l'abbiamo tolto prima, adesso andiamo a togliere il braccio, per cui la vite l'abbiamo svitata, basta toglierla. Vedete come è fatta? Ha questa rondella fatta così per regolare la convergenza, perché ha un buco più largo qui e questo sposta, regola la posizione del braccio. Adesso togliamo il braccio, ecco qui, tiriamo verso di noi, facciamo passare questo tubo qui in questo foro. Questo è il braccio, dove qui ci sono, vedete questi silen block che sono rotti? Qui e qui. Dobbiamo andare adesso, si vendono nuovi solo questo silen block, e noi dobbiamo andare con una pressa apposta, spingeranno e ce li metteranno nuovi in un'officina. Poi dopo rimontiamo il tutto. Allora, come vi dicevo, dopo aver smontato il braccio, ho fatto sostituire questi silen block qui. Sono andato da un ufficino dove ha la pressa, perché a mano non si riesce, sono incastrati con la pressa qui. Sono questi qui in gomma. Ho messo un po' di grasso all'estremità,
così in modo che per il montaggio più facile che scorre. Ho messo anche questo tampone nuovo e adesso, dopo aver restituito il sealing block, perché in questa panda sono famoso come difetto che si rompono, la gomma si secca e si sente quando prendiamo degli avvallamenti, delle vibrazioni, si sente un cigolio. Adesso andiamo a rimontarlo. Per rimontarlo basta fare il contrario. Quindi prendiamo il braccio, lo reinseriamo nei suoi alloggi. Qui. Ok, qui rimettiamo la vite dalla parte interna come era prima. Ok, andiamo a inserire la vite. Sono riuscito a reinserire la vite, questa qui, e anche la vite questa interna. Adesso andrò a mettere le rondelle, questa ricordiamoci fatta ovale con questi trattini che è per regolare la convergenza, quindi va qui. Io ho segnato anche con il pennarello. Andiamo a riavvitare i bulloni. Questo esterno e quello interno. Ok, adesso con la chiave 17 andrò a tenere il bullone che sta qui all'interno della vite, quella interna, non esterna ma interna. Andrò a tenere il bullone con la 19, andrò a tirare forte la vite. Tiriamo fortissimo, più che possiamo. Ora andiamo a tirare la vite esterna, dove c'è il regolatore di convergenza. Adesso andremo a tirare la vite questa qui all'esterno. Prenderò la chiave 19 e terrò la testa della vite qui, altrimenti girerà tutto. Poi con la 17, no, la chiamiamo 19 qui, andrò a tirare il più che posso. Ok, adesso andiamo con il rimontaggio del freno e l'ammortizzatore, la molla. Quindi, dopo aver montato il braccio e tirato le viti, abbiamo ripassato il tubo dell'olio pronto per montare il tamburo, il freno. Poi ricordiamoci il filo dell'ABS, qui c'è il suo incastro, vedete qui. Poi deve passare in queste fascettine di plastica qui. Qui e qui, questo va dietro qui. Ok, dopo ricordiamo insomma anche di metterlo qui e chiudere le fascettine queste qui e incastrarlo qua dietro sul suo alloggio qui.
quando abbiamo montato il tamburo e avvitiamo la vite dell'ABS. Questo punto qui, vedete qui. Adesso andiamo a mettere la molla e l'ammortizzatore. O metteremo il freno e abbiamo finito. Adesso andiamo a mettere la molla. Ok, quindi adesso ho messo la molla, però siccome la molla dobbiamo comprimerla per arrivare a mettere qui l'ammortizzatore e avvitarlo. Se non riusciamo a comprimere la molla, cioè che non compriamo il braccio e la molla in alto, non riusciremo mai a inserire l'ammortizzatore. Quindi ora ho posizionato la molla nei giusti canali dove va. Adesso alzerò con il crick qui sotto il braccio, vedete? Così alzando comprimo la molla, ecco, vedete? Poi adesso prenderò l'ammortizzatore e fino a che comprimerò fino a che l'ammortizzatore devo comprimere ancora perché non arriva. Ok, ci siamo. Adesso andrò a prendere le viti e monterò l'ammortizzatore. Quindi adesso ho compresso la molla e andrò a mettere l'ammortizzatore. Ho una vite qua sopra, la vite su qua sopra. Se vediamo che non arriva, comprimiamo di più con il crick e il braccio e la molla. Ok, adesso andrò a mettere questo qua sotto, però il crick non ha lo spazio, quindi lo devo sprendere, spostare il crick. Quindi il crick è meglio metterlo un po' più sotto. Adesso prenderò un altro crick e lo metto più in qua così ho lo spazio per passare la vite, vedete? Se no, altrimenti non ci riesco a passarlo. Vedete, ora ho messo il click da quest'altra parte con un altro click perché altrimenti non riusciamo a inserire la vite qui perché è molto molto lunga. Quindi adesso tirerò questa qua sotto da 19 e questa qua sotto, qua sopra da 15. Poi abbiamo fatto. Ci rimarrà solo da montare qui il tamburo. Il freno, cioè tamburo, freno posteriore. Adesso prendiamo, io prenderò l'avvitatore, ma potete farlo anche col cricchetto, e andrò ad avvitarlo. Ok, adesso andiamo a fare sopra. Qua sopra fate attenzione quando tirate, non tirate, diciamo, meglio farlo a mano. E fare attenzione perché avendo la filettatura un po' d'alluminio, se non sbaglio, è un po' delicata, quindi si potrebbe spanare. Io adesso andrò a tirarle tutte quante con il cricchetto a mano per essere sicuro sempre. Adesso toglierò il crick e vediamo. Perfetto. Ok, quindi adesso andiamo avanti con il montaggio del tamburo del freno. E quindi ora con il cricchetto a mano andrò a vedere la situazione perché qua sopra è un po' delicato. Dobbiamo tirare il giusto e non troppo. Ok. Ci siamo, adesso vediamo sotto, facciamo la 19, qua sotto ci siamo, a posto. Adesso montiamo il tamburo è semplicissimo, basterà prendere, io sottolgo i bulloni che l'ho messi qua per non perdermeli, ci sono soltanto questi quattro bulloni e il tubo del freno.
Quindi il tubo è questo dell'ABS e poi abbiamo fatto basterà mettere l'ABS qui. Adesso questo lo tiro fuori qui. Qua vedete? Qui l'ABS lo incastriamo sul suo alloggio. Mettiamo la sua vite, questa qui. La mettiamo qui, tiriamo la Torx, quindi prendiamo sempre il Torx da 5, tiriamo la vite che tiene fermo la spinetta qui, l'alloggio del sensore ABS. Ok, adesso inserirò questi quattro viti. Vedete qui gli alloggi suoi. Poi prenderò i dadi e andrò a avvitare qua dietro tutti e quattro. Ora tira a mano, dopo andiamo a tirare forte con la chiave. Poi andiamo ad avvitare il tubo, questo qui dell'olio dei freni, puliamo qua davanti. Okay, andiamo ad avvitarlo qui nel suo alloggio, qui con questa, vedete qui, con questo bulloncino da 11. Andiamo a tirarlo. Se almeno non ci perdi più l'olio. Dopo dobbiamo fare anche lo spurgo dei freni, perché giustamente dovrò rimettere l'olio alla vaschetta e fare lo spurgo dell'aria. Una persona ci dovrà premere il pedale in auto e noi, togliendo questo gommino qui, abbiamo con la chiavetta da 8 aprire quando il nostro amico, qualcuno che ci aiuta, tiene premuto il pedale del freno. Noi facciamo uscire l'aria, pompiamo due volte e ripetiamo l'operazione per due o tre volte finché sentiamo che il pedale del freno arrivi duro, che la macchina non ha più aria nell'impianto. Adesso quello lo facciamo per ultimo. Adesso avvitiamo le viti, questi qui, che se non sbaglio sono da 17. Andiamo a tirare questi quattro bulloni. E questo devo farlo con la chiave perché qui non c'è abbastanza spazio per andare con l'avvitatore. Allora, prendiamo la chiave a crocchetto 17 sempre. Andiamo a avvitare l'ultimo bullone. Ecco, tiriamo le forti. Quindi adesso ci rimane che sistemare qui, vedete qui, il tubo nel suo alloggio, questo qui, che ho anche allargato, adesso lo andrò a stringere. Lo mettiamo qui nel suo alloggio, poi mettiamo questo qui, nel suo alloggio qui, sono queste fascettine di plastica. Il sensore dell'ABS, mi raccomando, qui il filo ha i suoi alloggi con queste fascettine di plastica e gli incastri qua. Ecco.
Adesso, per ultima cosa, dobbiamo spurgare, come vi dicevo, lo sfetto dell'aria. Basta che una persona, ovviamente la vaschetta sicuramente ha perso olio, quindi vede che si è al massimo livello, una persona tiene il pedale giù, abbassato del freno, apriamo un attimo qui lo sfiato, quando vediamo che esce delle bollicine d'aria lo richiudiamo, pompiamo 2 o 3 volte e ripetiamo l'operazione per 3-4 volte nel tempo che sentiamo che non c'è più aria e che il pedale frena subito. Rimontiamo la ruota e il lavoro è terminato. E la procedura vale qui a destra ma anche a sinistra, stessa identica cosa. Il video finisce qui, alla prossima.